Salve a tutti, il popolo di Facebook, il vostro mister, lo sport e il blog è tornato a fare video dopo Ferragosto. Vi faccio anche un auguri di buon Ferragosto, sperando che vi siete divertiti, sfasciati con prudenza e non abbiate fatto cazzare. Quello che commentiamo adesso è la rivolta del popolo rossonero che proprio oggi pomeriggio si è rivoltato su Facebook dell'acquisto da parte del Milan, ormai è questione di poco, di Sosa. Punto primo, Sosa è uno scarto del Napoli di Mazzarri. Sosa con Napoli di Mazzarri era uno scarto, cioè uno che non giocava praticamente mai. Un recluso, uno che con Napoli non giocava praticamente mai. Un indegno. E noi abbiamo preso un giocatore di 19 anni del Boca Juniors, che non si sapeva se era fenomeno o meno, per prendere un 31enne ai limiti della fine della carriera, il solito vecchio a scroccare la pensione da noi, per colpa, io continuo a dirlo, di quell'indegno di addì che abbiamo. Ormai non ce la facciamo più, non ce la facciamo più, ma vogliamo quel testa di cazzo pelata fuori dal Milan, perché sta facendo danni, sta facendo danni. Ha perso ogni derby di mercato. Perché adesso ovviamente Betancourt andrà alla Juve, verrà parcheggiato, rimarrà al Boca, ma andrà alla Juve. E giustamente eserciteranno il diritto di comprarlo più tardi. Altra cosa molto grave, forse costosa, si riempie anche lo slot da extracomunitario, quindi Cuadrado non può arrivare. Altro motivo per cui Montella si deve incazzare, domenica si deve vendere la partita e si deve dimettere. Perché Montella lo stanno prendendo come noi stanno prendendo per culo. Perché noi questi cazzo di giocatori non ne vogliamo uno. Non siamo d'accordo su nessuno. Sosa è un indegno, cioè è uno scarto. Poi vediamo, ma adesso a Napoli quello era uno scarto. Chiedete ai tifosi del Napoli che l'hanno avuto, quello non ha giocato praticamente mai. Ci sarà un motivo se l'ha finita a Besiktas e non giocava da nessun'altra parte, no? Cioè, perciò si fanno due conti. È uno scarto. Così come, se parte De Scigno, ci rivoltiamo perché il sostituto sarebbe un altro 31enne come quell'indegno di Arbeloa. Quindi preghiamo che questo cazzo di gennaio arrivi il prima possibile, arrivi il prima possibile, che quell'indegno di AD sparisca dal Milan prima che noi retrocediamo, cioè che queste siano le ultime stronzate che vediamo. Poi da gennaio, a precisazione su gennaio, Fassone, che dovrebbe arrivare, farà il direttore generale. L'addì lo farà qualcun altro che si spera, speriamo, prima di smettere di tifare, sia un ex, ovvero Maldini, Albertini, Costa Curta, chi cazzo volete? Ci abbiamo migliaia di ex forti, di calcio ne capiscono. Quindi, lo sdegno è ai massimi, la rivolta dei tifosi sui social è esplosa. È esploso perché c'è un articolo di Milan News che dice, lo leggo contestualmente rapidamente, è delle 15:31 di oggi. Sosa monta la protesta dei tifosi del Milan sui social. La notizia del Milan vicino alla chiusura dell'affare Sosa con il Beşiktaş non ha fatto felici i tifosi rossoneri, pur per usare un eufemismo, quindi, che già da ieri hanno invaso i social network schierandosi contro questa operazione di mercato. Il popolo è contrario a questo scarto, a questo cesso, a questo indegno, sperando che sia buono, ma a 31 anni se finita di giocare nel Besiktas vuol dire che non vale una mazza, perché sennò non giocava nel Besiktas, no? Che è campionato turco. Ragazzi, basta prendere per culo i tifosi, perché ci rivoltiamo, ci rivoltiamo, ci rivoltiamo, che ci stiamo rompendo il cazzo, ci stiamo rompendo il cazzo, stiamo facendo schifo. Allora volete proprio vedere il tifoso milanista che si rivolta? Volete proprio vedere fino a che punto può arrivare la sua sopportazione? Volete proprio vederlo disgustato fino al midollo? Però già sta vivendo una stagione indegna. Rischia di trovarsi in zona di retrocessione domenica, perché se il Torino vince siamo in zona di retrocessione. Non ha visto un cazzo di acquisto che sia uno degno di questo nome? E adesso non so, cioè Betancourt poteva essere niente, manco quello. Quadrado, manco quello. Basta ragazzi, cioè basta. Volete che non tifiamo più? Volete che non tifiamo più? Ditelo, ditelo. E riprendiamo a gennaio ricominciamo a tifare. Quando quello stronzo di AD se ne va, ricominciamo ad andare.
Perché speriamo che queste siano le ultime merdate che vediamo. Perché siamo disgustati. Siamo disgustati. Veramente disgustati. Veramente il calcio ci sta disgustando, non tipo sminanisti. Ci sta disgustando. Perché un addì pelato è da fargli causa tutti quanti il popolo di rossonero di metterlo alla sbarra e di non fargli fare più manco un ruolo nel calcio che conta. Neanche l'uscire negli hotel, neanche l'uscire nel mega calcio. Per tutto lo schifo che ha fatto vedere i tifosi milanisti, bisognerebbe farglielo elencare a tutta Italia, a tutto il mondo. Tutto lo schifo che noi abbiamo visto in questi anni, perché i tifosi di altre squadre, ma perché ce l'avete tanto con Galliani? Volete sapere perché ce l'abbiamo tanto con lui? Volete saperlo? Ve lo diciamo. Costante, Montari, Armero, Van Ginkel, Torres, SN Montari, Alex. Andiamo indietro nel passato, Lefteropoulos, Roque Junior ai tempi che vincevamo, Dorasò, Massimo Amoroso, Riccardo Di Vera ha pagato 24 milioni di euro, 24 milioni di euro per un gol, Massimo Amoroso preso a prestito qualche milione per un gol, e senza contare le provvigioni ai procuratori che fanno imbestialire i tifosi. Questo perché ce l'abbiamo con Galliani. Io e gli altri tifosi, questo e quei giocatori indegni che vediamo da 30 anni a questa parte, non ne possiamo più. Questo è l'ultimo di una serie di schifezze che dobbiamo vedere. Di queste trattative false che poi si rivelano false, di quelle stramaledette parole 99,9, siamo a posto così, siamo ultra competitivi, se non parte nessuno, non entra nessuno. Tutte quelle stronzate là. Di quell'uomo non ne possiamo più. Io ormai non lo dico più perché ogni giorno è merda, ogni giorno è schifo. Allora, sapete che facciamo? Non ci siamo più, semplice, semplice. I milanisti fanno sciopero, domenica si girassero di spalle e non guardassero la partita, o se ne andassero. Perché Galliani deve andare via dal Milan, non a gennaio, da subito. Perché prima che retrocediamo, io ho detto già in un video precedente, deve andare via da subito, perché siamo stupidi, siamo schifati, siamo proprio al massimo dell'indignazione. Dello schifo che ci sta facendo vedere, dello schifo che ha fatto in tutti questi anni. La cessione è arrivata, a gennaio se ne andrà, ma deve andarsene via adesso. 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 A settembre-ottobre deve sparire dal Milan per sempre. Cancelleremo le sue foto, bruceremo le sue statue, esulteremo e scenderemo in piazza a festeggiare. Ci vogliamo scordare di quell'uomo. Ci vogliamo scordare di quell'uomo. Quando sono andato via dal Milan? Chiederemo alla società nuova di far sparire tutte le sue immagini da Milano, tutte le sue immagini dal Milan, non quelle di Berlusconi, quelle di Galliani. Dovranno sparire dal Milan, come hanno fatto gli italiani quando hanno bruciato le immaginette di Mussolini. Noi faremo lo stesso, faremo lo stesso, faremo lo stesso. Perché quell'uomo ci ha fatto disgustare il calcio italiano, ci ha fatto veramente disgustare. Quello che stiamo vedendo ci fa disgustare. Ci fa letteralmente schifo, letteralmente schifo. Io vi ringrazio e vi saluto. Ciao a tutti.